Lorenzo Marini ha presentato oggi allo Spazio Oberdan di Milano la sua anteprima delle opere che non ha mai osato mostrare in pubblico, ma che da un po' di tempo, in un tour molto importante in Italia, sta esponendo. Titolo appunto Le anteprime, No Pop, No Op. Cosa significa questo sottotitolo? Vuol dire che quello che mi interessa come percorso artistico non ha nessuna relazione con la pop art e non ha nessuna relazione con l'ottica. Vuol dire che ciò che mi interessa non è la superficie ma la profondità. Abbiamo già descritto mille volte la superficie, abbiamo già celebrato troppe volte prodotti, marche, etichette, fotografie. Quello che mi interessa è l'architettura dietro ogni cosa, perché nel cosmo non funziona per casualità ma per logica. Io devo essere un architetto. Certo. Ovviamente in queste opere c'è molto della tua professione, no? Di art director, anzi tu hai coniato proprio un tuo approccio che si chiama ad visual, giusto? Sì, ad visual è metà del lavoro che faccio, che sono i visual dell'advertising, desemantizzandoli, cioè usando solo il bianco per creare solamente questa rigorosa ricerca di spazi. Poi ci sono gli space visual, che sono delle catalogazioni di bianchi, come se noi avessimo una tavolozza e con diversi tipi di bianchi, diversi tipi di materiali componessimo delle micro storie. Per esempio, tutto si può raccontare a storie, poiché tutto si può raccontare a marchi, a simboli. Posso raccontare il giorno di Tiananmen, la caduta del muro di Berlino, il momento della fecondazione, qualsiasi. Mi interessa, per esempio, in questa sede particolare ci sono due esperimenti che sono due cumi e sono i cinque elementi e i cinque sensi. Quindi l'idea di fare un dipinto non più base per altezza ma tridimensionale ripercorre in parallelo anche la storia della nostra grafica, del nostro linguaggio. I marchi da bidimensionali sono tutti diventati tridimensionali, quindi c'è sempre un rapporto tra flirt e scippo, lo stesso che c'è tra arte e pubblicità. L'arte per te è una forma di sfogo, una scappatoia, un rifugio oppure un luogo dove trovare nuove ispirazioni per il tuo mestiere di creativo? La pubblicità è burocratico, l'arte è la terra, l'arte è le radici, l'arte è il concetto, l'arte è la storia dell'uomo, la pubblicità è una parte di arte finalizzata a vendere, ma c'è una grande differenza, l'arte è la prima classe, la pubblicità è mercificazione. E quindi il tuo tour toccherà quali luoghi, quali città? Tra tre settimane saremo ai musei di Padova, a settembre a Roma, e perché il vero obiettivo è andare negli Stati Uniti nel 2016. Ultima domanda, l'arte entra ancora oggi così pesantemente nella pubblicità oppure la pubblicità grazie ai suoi canali digitali eccetera la trascura un po'? O no, l'arte è sempre stata un'ispirazione enorme per i pubblicitari. Pensate a come per esempio è interessante negli anni 20 e 30 la caduta delle barriere e la cultura che ci ha portato il futurismo, per esempio permettendo a Davide Campari di commissionare a Fortunato De Pero quella bottiglia che sembra un suo personaggio animato e che è ancora nei nostri tavoli. Questo vuol dire che quando un artista fa anche la grafica, anche la pubblicità, anche il packaging, ha un osservatorio molto più ampio, e questo ci fa capire come l'arte sia sempre stata e sarà uno stimolo per tutti noi della comunicazione.